Signore e signori, la storia dell'atletica leggera non solo in provincia di Caserta, ma in Campania e in Italia. Tonino Andreozzi. Lo avete letto, Tonino Andreozzi è un degnissimo figlio di questa terra. Ciao Tonino. È un degnissimo figlio di questa terra ed è il vice direttore tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, nonché responsabile unico di tutti i settori giovanili, delle squadre che partecipano ai europei e mondiali. A Tonino voglio fare due domande fondamentalmente, e ci sediamo un attimo perché abbiamo la possibilità anche di sederci con le poltroncine. Con Tonino voglio dire cosa si prova ad essere, Tonino è di Aversa, quindi è un altro orgoglio casertano che abbiamo. Cosa ti prova ad essere diventato, dopo tanto lavoro, il punto di riferimento dell'atletica italiana a livello mondiale e olimpico? Ma innanzitutto mi rendo orgoglioso e girandomi indietro penso a tanta strada fatta, prima sui campi di periferia e poi con il giro per il mondo. Però io volevo salutare prima innanzitutto tutti, buonasera a tutti e ringraziarvi per l'invito. Per me è il motivo d'orgoglio essere qua ritirare il premio che mi avete assegnato. Sono soddisfazioni, sono emozioni, poi soprattutto quando si vivono insieme ai ragazzi ai quali si cerca di dare anche un indirizzo di vita, non solo di regole sportive, non solo di allenamento, di tabelle, di programmazione, si cerca di formare uomini. Nel passaggio che avete fatto, uno degli ultimi che è uscito dal nostro progetto giovanile è Filippo Tortu, un ragazzo di 21 anni. Prima pista italiana di 100 metri con 9,99. Primo italiano sotto i 9,99, che sembra una barriera storica, anche se il mondo corre abbastanza forte. E un altro dato che mi piace ricordare è che nella nazionale assoluta che ha svolto gli ultimi mondiali in Qatar, a Doha, il 90% di quei ragazzi sono ragazzi che sono usciti fuori dal nostro progetto giovanile. E io voglio ricordare perché sono particolarmente orgoglioso e fiero di avere Tonino qui questa sera. Perché Tonino può fregiarsi la medaglia di essere stato, a livello storico, il responsabile del settore giovanile della nazionale giovanile che ha vinto di più in assoluto in tutta la storia della nazionale italiana di atletica, con Aboras, sia nella nazionale under 20 ma nella nazionale under 18, il record assoluto dei titoli. Mi pare che solo un anno, in una circostanza a Rieti, è stato quattro. No, diciamo Boras in assoluto quest'anno, nel 2019, che è stato un anno magico, tanto per c'è sempre il nome, ma poi vabbè, pure perché il 91 è stato un anno magico, poi magari ti spiego perché. Boras in assoluto è stata la migliore edizione di sempre, dal 74, anno dei primi campionati europei under 20, 11 medaglie, 30 finalisti, secondi nella classifica squadra, che è quella che poi dà, al di là delle medaglie, ti dà effettivamente il tuo valore a livello internazionale. Siamo secondi dietro alla Gran Bretagna, nazione di alta cultura sportiva e in atletica ancora di più, e alle spalle ci siamo messi in nazioni come Germania e come Francia, che anche a livello di organizzazione sono avanti a noi. Motivo d'orgoglio, sono stati bravi ragazzi, la cosa più bella è stata la coesione dei ragazzi, cioè questa maglia azzurra che girava per il campo a tifare per i tuoi compagni è stata un'emozione che spero di vivere ancora nel 2020. Tonino, ecco, l'anno prossimo ci sono i Giochi Olimpici, tu sarai lì ovviamente, quali speranze ha la nazionale italiana nella prossima edizione dei Giochi Olimpici? Riusciremo a vedere, come è successo a Doha, Tortu in finale o magari qualcosa in più, o qualche altro atleta di punta? Diciamo l'anno prossimo è una stagione abbastanza intensa pure a livello giovanile, dove ci sono dei mondiali importanti under 20 a Nairobi, e quindi una trasferta molto difficile. Gli anni, l'anno non finisce mai, perché poi dopo le Olimpiadi ci saranno addirittura gli europei subito 20-22 giorni dopo. Il mondo, come dicevo prima, è forte, noi abbiamo delle buone speranze, ci sono dei giovani che andranno, perché andranno diversi giovani che faranno esperienza, ma che però si faranno valere.
e c'è gente come Filippo che può fare il salto di qualità, e non solo lui, abbiamo degli ottimi marciatori, abbiamo due saltatori in alto, di cui uno giovanissimo del 98 che si chiama Sottile, Stefano Sottile, già campione mondiale under 18. Le Olimpiadi sono sempre praticamente una cosa fantastica, ti confronti col mondo, ma il mondo va forte, abbastanza. E speriamo di andare forti anche noi. Allora voglio chiamare qui sul palco l'onorevole Zannini, che consegnerà il premio offerto dalla presidenza del Consiglio regionale della Regione Campania. Ed è il secondo premio più importante, parimenti a quello di Marcialetti, che è il Merito Duces, il premio assoluto che diamo come Sparanese, come provincia di Caserta, a Tonino Andreozzi. Grazie Tonino, grazie mille. Allora,